Il Parnaso di Andrea Mantegna fu dipinto circa nel 1497 come una rappresentazione della montagna al centro della Grecia dedicata al culto del dio Apollo e alle nove muse, delle quali era una delle due residenze. Il dipinto culmina nell'allegoria dei due committenti, Isabella d'Este come Venere e suo marito Francesco Gonzaga come Marte, sotto il cui regno a Mantova fiorirono le arti simboleggiate da Apollo e dalle muse. Il pittore raffigurò Marte armato e Venere nuda in cima a un colle. Sotto di essi si snoda la danza delle muse accompagnate dalla melodia della lira di Apollo. Da un lato vediamo Mercurio e Pegaso. Più discosto, a sinistra, fa la sua comparsa Vulcano, marito di Venere, mentre impreca contro gli amanti. Qui venne celebrata l'armonia di contrari tra il bellicoso dio della guerra Marte e Venere, feconda dea della pace e della bellezza. L'opera era nata per decorare gli appartamenti di Isabella d'Este nella parte che la Domildonna si era riservata in quel labirinto di stanze che è il Palazzo Ducale di Mantova. Uno studiolo, e cioè un luogo in cui le sue passioni poetiche trovavano terreno fertile per progetti d'ogni tipo e incarichi virtuosistici. Poi l'opera fu spostata e parzialmente ridipinta a olio, probabilmente da Leon Bruno. Fu infine regalata a Richelieu nel 1627, quando, una volta estinto l'ultimo duca Gonzaga di discendenza diretta, il patrimonio familiare passò a Carlo I di Gonzaga-Nevers, nato a Parigi, e felice di ingraziarsi il cardinale che iniziava a guardare con avidità le terre d'Italia. La storia finì male, perché 3 anni dopo la città di Mantova venne saccheggiata dalle truppe germaniche dell'impero, mentre a Casale il giovane Mazarino, successore di Richelieu, promosse la pace fra francesi e asburgici, facendo concludere di fatto la guerra del Monferrato. Da quel momento la tela passò nelle collezioni reali e dopo la Rivoluzione francese confluì nel Louvre. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!